Buongiorno cadetti, io sono Eli Gabri, oggi siamo qua con un nuovo episodio di Fibra Ottica Italia, l'episodio di luglio, e questa volta ho un sacco di notizie da darvi e da leggervi subito, ragazzi, subito, immediatamente. Diamo quindi il benvenuto a Tiscali in questa rubrica. Perché? Perché Enel e Tiscali hanno firmato un accordo per portare al cliente, all'utente finale, la Fiber to the Home FTTH. Se vi ricordate il progetto che vi ho già parlato, EOF Enel Open Fiber, ovvero del progetto di Enel Energia di portare la fibra ottica fino alla casa degli utenti, per quanto riguarda 225 città medio grandi, e quindi si va ad aggiungere un altro operatore che in questo caso è Tiscali, oltre al suo attuale piano di sviluppo della rete d'accesso LTE 4G Fixed Wireless, che ovviamente Tiscali ha già iniziato ad implementare. Passiamo quindi a Infratel Italia, ovvero la fibra di Stato. In queste settimane si è svolta la prima gara per quanto riguarda le aree bianche, e la commissione, ovviamente Infratel, sta esaminando le proposte. Quindi il primo bando, ragazzi, il primo bando riguarda soprattutto e solo queste sei regioni, ovvero Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. E ragazzi, non pensate che, anche se alcune del nord, alcune del sud siano le più sviluppate, ragazzi, vi sbagliate assolutamente, vi sbagliate, non sono tra le più sviluppate. E quindi questa gara serve per concedere la costruzione, la gestione di un'infrastruttura passiva per la banda ultralarga, quindi nelle aree C e D, nei cluster C e D. Sempre Infratel Italia ha poi indetto successivamente la gara per, diciamo, richiedere quali operatori vogliono svolgere quei determinati lavori in quelle determinate aree, e si sono qualificati 5 concorrenti. Il 23 giugno, ragazzi, di questo 2016 si è conclusa la fase di prequalifica di questa procedura della selezione dei concorrenti, e abbiamo Enel, Evia, Telecom Italia e Terna, tutte delle SPA. Queste società quindi passano alla fase di accordi quadro. Oggi, ragazzi, Team e Fastweb le troviamo a braccetto, le troviamo riunite, perché hanno siglato un accordo per realizzare una rete FTTH da portare in addirittura 29 città e per fornire una connessione a 1 gigabit per secondo. L'obiettivo quindi che si sono fissate queste due aziende, queste due società, è di collegare con la fibra ottica 3 milioni di unità abitative nelle principali, in queste 29 città già coperte in FTTC da entrambi gli operatori entro il 2020. Quindi questi due operatori si trovano per fornire, scusate, l'FTTH in particolare a 29 città. Questi due operatori, ragazzi, questi due. Quindi non vuol dire che le 108 città di Team che deve coprire con l'FTTH non verranno coperte. Assolutamente no. In questo, ragazzi, in questo progetto specifico ci sarà anche lo zampino di Fastweb, che credo 29 città riguardi il fatto che si trovi proprio lì la rete prioritaria Fastweb. È un azzardo, ma è così, c'è anche scritto, quindi non posso mentire. Questo accordo sarà per realizzare la posa, ovviamente, delle fibre ottiche lungo la rete secondaria, ovvero dagli armadi fino a casa. Enel Open Fiber, ragazzi, Enel, sì! Passiamo a parlare di Enel, oltre ad averne parlato già all'inizio. Comunque proseguono, ragazzi, attraverso queste foto vi faccio vedere che proprio proseguono i lavori, la posa della fibra ottica a Perugia. Per ora stiamo parlando solamente di Perugia. E
inizierà da poco i lavori per sempre la stessa posa di fibra ottica a Catania, ragazzi. La fibra ottica ovviamente verrà portata fino alla casa dei clienti, quindi un collegamento FTTH. Attenzione, ragazzi, non stiamo parlando di FTTB, ovvero Fiber to the Building, perché io vorrei chiarire solamente, ci spendo un minuto per chiarire una cosa. Allora, se loro vengono a dire FTTH, io ci credo. Poi se portano un'altra tecnologia, vabbè. Comunque, l'FTTH vuol dire che voi avete nel modem di casa il cavo che vi arriva in fibra ottica. L'FTTB invece è simile, diciamo, una via di mezzo tra l'FTTC e l'FTTH, ovvero la fibra ottica arriva fino al palazzo, poi dal palazzo viene sfruttato quella ventina di metri in rame. Il piano di Enel Open Fiber per Catania prevede una copertura di 115.000 unità immobiliari, scusate ancora, entro il 2018. Quindi questo piano inizierà a settembre 2016, tra 2 mesi, ragazzi, tra 2 mesi neanche, con una copertura che arriverà al 50% delle unità immobiliari entro giugno 2017. Quindi vanno giù di brutto, ragazzi, vanno giù di brutto. Vi lascio qui sotto anche il link da consultare che riguarda il progetto di Enel Open Fiber. Hanno appena aperto, ragazzi, questo sito. C'è scritto ancora poco, però verranno elencate informazioni su informazioni su informazioni. Io non so nulla, non è il mio sito, quindi si vedrà successivamente. Ragazzi, dobbiamo dare il saluto, io direi, a due operatori, ma partiamo da questo che si chiama Go Internet, ovvero un operatore specializzato nel wireless broadband con la tecnologia WiMAX e LTE. Ha siglato questo stesso operatore un accordo con Enel Open Fiber per offrire in futuro dei servizi Fiber to the Home. Ve ne ho già parlato nel progetto di Enel Open Fiber che questo operatore aveva intenzione di fornire un FTTH agli utenti di Perugia. Questa volta invece ha firmato questo accordo per fornire l'FTTH a tutta la penisola italiana o italica. Avete capito? Quindi si tratta di un nuovo operatore che si inserirà nel mercato, bisognerà vedere poi quanto sarà buono, se sarà buono, sta di fatto che utilizzando Enel Open Fiber potremmo dire che la situazione sarà differente rispetto a Telecom perché sono due infrastrutture diverse, staccate, quindi Telecom non c'entra più niente. E quindi questo cosa significa? Che i prezzi saranno veramente competitivi. E passiamo ad un altro operatore, un altro nuovo operatore per quanto riguarda l'Italia, perché questo è un operatore francese, ovvero si chiama Iliad, che non si appresta solo a sbarcare in Italia, ma ha già avviato trattative con Enel Open Fiber per fornire ai suoi futuri clienti dei servizi in fibra. Quindi, ragazzi, a posto. Adesso che ci arriva l'FTTH da tutte le parti, arrivano anche operatori da tutte le parti. Infatti, viene anche scritto su Tom's Hardware, dall'articolo si legge che se replicasse la strategia low cost giocata in Francia sarebbe veramente un colpaccio per il mercato. Ciò significa che anche in Francia Iliad fornisce dei servizi a poco prezzo. Ultima notizia, che questo è più una sveglia, ragazzi, è una sveglia. Allora, cos'è Agcom? Perché voi ne sentite parlare magari con la DSL, con situazioni disastrose, vi consigliano magari di scrivere a loro, di fare speed test sul loro sito, ma chi è? Come c'è scritto su Wikipedia, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, è un'autorità italiana di regolazione e garanzia istituita con la legge Maccanico, alla quale è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste. Cosa significa? Che loro devono garantire che non avvengano, diciamo, delle truffe da parte di questi operatori. E io perché lo dico? Perché da 2 o 3 mesi, se non di più, anni, possiamo dire anche anni,
Gli operatori stanno facendo i furbi. Gli operatori stanno facendo i furbi. Perché adesso iniziano ad offrire tagli. Vabbè, facciamo da un esempio, da 100 mega, però con fatturazione ogni 4 settimane. Poi vanno ad alzare i prezzi del costo di fibra di altri 5-6 euro. Cioè, io dico che secondo me gli operatori, ma sicuramente lo state vedendo anche voi, stanno facendo quello che gli pare. E secondo me non va bene, anzi Agcom dovrebbe iniziare a bacchettare e far sì che questi operatori non vadano, diciamo, a influire sul funzionamento corretto, potremmo dire, e di quello che dovrebbe offrire un operatore, nel senso, per i costi che ci sono adesso, io non so qu su cosa si basa. Ogni singolo operatore per fornire un determinato servizio, perché abbiamo come esempio, per esempio, ragazzi, fino a un mese fa Infostrada offriva la fibra, fibra a 50 mega, prima 20 euro, poi dopo solo 25. Sapete di quei 25 quanti ne vanno a Telecom? Se va bene, 15 euro ne vanno a Telecom. Se va bene, perché man mano che alzate il taglio, man mano che passate da 30 mega, 50 mega, 100 mega, dovete dar più soldi a Telecom. Sta di fatto che già li devono dare a Telecom perché siamo su linee di Telecom. Ma oltre al fatto che pagano quello, anche la stessa Telecom offre dei servizi ottimi, non ottimi, dipende, ma che costano tanto. Evento che è successo tipo meno di un mese fa, hanno innalzato ancora di più i prezzi dei piani in fibra. Siamo sui 50-45 euro per quanto riguarda TIM, mentre per quanto riguarda gli altri operatori sono anche più bassi. Ma mi spiegate dov'è la logica? Cioè, la maggior parte delle reti, delle infrastrutture, delle centrali è tutta di TIM. Loro ci guadagnano già affittandola agli altri operatori. E oltre al fatto che questi prezzi possono andare bene come non possono andare bene, quelli degli affitti, loro offrono allo stesso tempo una fibra che non è competitiva sul mercato, che costa tanto lo stesso. Io mi chiedo quindi, Agcom, vuoi fare qualcosa o cosa? Scegli tu. Il lavoro è tuo, non mio. Però, attenzione. Ragazzi, come questo video, ci vediamo al prossimo. Io vi saluto. Commentate qua sotto con news se ne avete, ma che riguarda luglio. Se vi vedo pubblicare qualcosa che riguarda agosto, vengo lì e vi spezzo le gambine. No, solo per non spoilerare news successive, se no i video li fate voi, a posto. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, come ho già detto, lasciate un like, commentate, condividete, commenti costruttivi, raccomando costruttivi. Rompete!